cosa sull'alimentazione. È così complesso per i bambini di 7 anni? No, sperimentando dal vivo abbiamo imparato a conoscere i nostri comportamenti alimentari. Abbiamo scoperto i segreti degli alimenti e ne abbiamo percepito la ricchezza e la dolce magia. La nostra avventura alla scoperta del cibo ha avuto inizio con la lettura del libro Charlie e la fabbrica di cioccolato. La foto mostrava un bambino di 9 anni così sproporzionatamente grasso che sembrava fosse stato gonfiato con una potente pompa. Grossi rotoli di grasso flaccido dipendevano da ogni parte del corpo e la faccia pareva una mostruosa palla di pasta da cui spuntavano due occhiatti avidi a forma di uva passa, intenti a scrutare il mondo. Ero sicura che Augustus avrebbe trovato un biglietto d'oro. Ne mangia talmente tanti di tavolette di cioccolato al giorno che era praticamente impossibile che non ne trovasse uno. Sapete, mangiare è il suo unico hobby, è l'unica cosa che gli interessa. Lo dico sempre io, non continuerebbe a mangiare tanto se non avessi bisogno di nutrimento, no? Comunque sono tutte vitamine. Agosto Snoop, il più moscioso e stupido. Agosto Snoop, la voce vile, così ciccione ed infantile. Sarà un bel lancio da manuale, un gran risucchio verticale. Nemmeno un graffio né un dolore. Agosto Snoop non soffrirà, Agosto Snoop non soffrirà. Dovete sapere che il cioccolato, uno degli alimenti più gustosi e amati da tutti, oltre a possedere proprietà salutari benefiche, contiene anche molti grassi e molti carboidrati. Questo è uno dei motivi per cui non si deve esagerare nel consumarlo. Scoprite il Choco C Super Nocciolato ancora più ricco di latte. Il buon pane.
Del cioccolato. La pianta è originaria del centro Sud America, zone abitate dalle antiche civiltà dei Maya, Aztechi e Incas. I Maya consumavano il cioccolato in forma liquida, mischiato con spezie e peperoncino. La pianta del cacao era molto preziosa, infatti i suoi semi venivano usati come moneta di scambio. Gli Aztechi facevano bere questa bevanda solo ai guerrieri e sacerdoti. Nel 1502, Cristoforo Colombo sbarca in Honduras, dove assaggia una bevanda a base di cacao. Cortés porta in Europa il cacao. Gli europei aggiunsero la vaniglia e lo zucchero. Nella Venezia del 700 nacquero le prime botteghe del cioccolato. Il primo cioccolatino da salotto fu inventato a Torino. Nel 1820 in Inghilterra fu inventata la prima tavoletta di cioccolato. What do you eat for breakfast? I eat cereals and yogurt. I eat bread and chocolate. I eat biscuits and tea. What's your favorite food? My favorite food is ice cream. My favorite food is pizza. My favorite food is fish. Monster looking at the window, rubbing his tummy and licking his.
his lips. I'm gonna hit you with bitterhead chips, bitterhead chips, bitterhead chips. I'm gonna hit you with bitterhead chips. Tuesday night taught me how to fight the hungry monster looking at the window, rubbing its stomach and licking its lips. I'm gonna hit you with bitterhead chips, bitterhead chips, bitterhead chips. I'm gonna hit you with bitterhead chips. Chicken? No! Chicken is meat, so it contains lots of proteins. Okay? Yes! Pizza? Yes! Pasta? ricco di vitamine e l'energia quotidiana per i grandi e per i piccoli.